Bella a tutti ragazzi, Jeplex che vi parla ed oggi siamo nel 19° episodio dell'Adventurecraft. Oggi, come in ogni mese, andremo a fare la classifica del regno più bello, più produttivo, più forte e più ricco. Quindi, ovviamente, come al solito, comparirà tutte le classifiche a destra e poi ci sarà la classifica totale. Quindi inizieremo proprio oggi dalla nuovissima classifica, il regno più produttivo. Ho un'altra notizia da darvi, The Pig Soldier se ne è uscito dalla serie. Allora, qua siamo come colori, io è rosso, Brazzaville il blu e come vedete siamo noi due quelli più avanti e poi c'è Fresh che è al terzo livello, quindi adesso entreremo dentro al meccanismo per vedere chi ha messo più carote dentro le casse e vediamo chi ha vinto questa classifica. Allora, cerchiamo di trovare un posto dove non c'è niente, ecco qua. Allora, questo qui è Fresh, poi questo qui sono io. Allora, questa qui è la quarta cassa, ne ho riempito la metà più una fila. Vediamo un Brazzaville invece che ne ha riempito. Ok, meno di me, perfetto. Abbiamo vinto già la prima classifica. Ah, che bella notizia! Fantastico. Allora, ragazzi, abbiamo già fatto 3 punti: Brazzaville 2 e Fresh 1. Perché tutti gli altri hanno fatto purtroppo solamente una lanterna, 2 e 3. Detto questo, adesso andiamo a fare la classifica del regno più bello. Allora, ragazzi, inizieremo con la votazione della base di Gree. Ci tengo a sottolineare che in questo mese è cambiato il sistema della votazione del regno più bello. Infatti, ci sarà una persona esterna alla serie che voterà tutte le strutture. Detto questo, ci sentiamo poi con il punteggio. Ok, ragazzi, è terminata la votazione della base di Gree. Ha totalizzato un totale di 169 punti, quindi in questo momento il gorilla è al primo posto. Adesso andiamo a vedere le altre basi. Ok, ragazzi, eccoci nella base di Bronzorg. Adesso vedremo quanti punti avrà totalizzato anche lui. Terminata anche la votazione della base di Bronzorg, ha totalizzato un totale di 126 punti, quindi in questo momento il gorilla è ancora in vetta alla classifica. Quindi, come vedete, siamo adesso nella mia base. E adesso andremo a votare la mia base. Finita anche la mia votazione, e ho totalizzato per il regno più bello ben 192 punti. Quindi in questo momento ho superato il gorilla, che in questo momento sarà un gorilla arrabbiato. E sono in vetta alla classifica. Però ricordo che ancora manca la base di Brazzaville e la base di Fresh, tra cui Brazzaville aveva vinto lo scorso mese e Fresh era arrivato mi pare, secondo. Quindi adesso andremo a vedere come va da loro e vi facciamo sapere. Allora, ragazzi, abbiamo terminato la votazione della base di Brazzaville e si è confermato anche per questo mese, ovviamente in questo momento il primo della classifica. Infatti ha totalizzato 210 punti e ci ha già distaccato per un totale di 20 punti. Quindi siamo rimasti un po' indietro rispetto a lui e vediamo di recuperare nel prossimo mese. Adesso ci resta l'ultima base, ovvero la base di Fresh. Ok, ragazzi, eccoci nella base di Fresh. Adesso andremo a vedere quanti punti ha totalizzato anche lui. Ragazzi, è stata votata anche la base di Fresh ed è arrivato al terzo posto. Infatti, lui ha totalizzato 189 punti e per 3 punti non mi è riuscito a superare. Quindi sono arrivato al secondo posto e ho fatto 2 punti totali, mentre Brazzaville ne ha fatti 3 e Fresh ha fatto 1 punto. Detto questo, passiamo adesso alla classifica del regno più ricco. Ragazzi, abbiamo finito la classifica del regno più ricco di Fresh e ha fatto 4730 punti. Lo vedo stra avvantaggiato per la vittoria del regno più ricco. Non so perché, ma davvero un casino di punti. Adesso andremo a vedere anche gli altri. Ragazzi, eccoci nella base di Gree. Adesso vediamo quanti punti ha fatto lui. Ragazzi, Gree in questo momento è al primo posto del regno più ricco, infatti ha totalizzato 5857 punti di minerali. Quindi in questo momento mi sembra davvero imbattibile perché ha fatto davvero tanti tanti punti rispetto a Fresh, che nello scorso mese aveva pure fatto bene, che era arrivato secondo. Ma adesso vediamo quanti ne ho fatti io e andiamo avanti. Ragazzi, finita anche la mia classifica, ho fatto 5394 punti, quindi in questo momento sono al secondo posto, anche da una buona distanza da Fresh. Penso sicuramente crescerà così la classifica perché Bronzor e Brazzaville hanno pochi minerali, ma adesso comunque per sicurezza andremo a guardare anche loro.
Ragazzi, abbiamo finito anche la classifica di bronzo, che lui ha totalizzato 180 punti. Adesso manca solamente Brazzaville, l'abbiamo finito. Ragazzi, Brazzaville ha fatto 2627, devo dire che rispetto allo scorso mese ha praticamente quasi il doppio dei punti, quindi si è impegnato, ma comunque è rimasto sempre indietro. Quindi, come avevo già immaginato, Cree fa 3 punti del regno più ricco, io 2 e Fresh 1. Flex che vi parla, oggi siamo nel torneo del mese, il torneo PvP. Siamo al solito in compagnia di Creepro, Bronzor, Fresh e Brazzaville. Ciao. Ciao. Detto questo, ci vediamo Bella. direttamente in partita. Allora, il Mamma primo mia. combattimento sarà tra Brazzaville e Bronzor. Ok. Va bene. 3, 2, 1. 2, 1. Oddio. Ragazzi, un rip per i joystick di Brazzaville. Forza Bronzorg, che ci ha fatto perdere 20 minuti Brazzaville. Vai, vendicati, vendicati. Vai Brazza. Ah, Terzo. E Brazzaville ha Oddio, ora ci perso. vuole un botto per caricare. Dove sarei Godo. stato lasciato? Quindi Bronzor 3 punti. Al secondo incontro del torneo abbiamo Fresh contro Chris. Chris, quando sei pronto. Ma poi non possiamo pure iniziare. Aspetta, fermo che quel deficiente però. Aspetta Tre, Non è due, vero, Cree, sta uno, prendendo le pozioni, via. non ti fare fregare, attacca. Ora sono che si prende le pozioni, No, io mai. Vedi che. Ma che pozioni si sta prendendo? No, di nuovo la tattica dello scorso mese, non mi sono fatto le pozioni di resistenza al fuoco. No. Ma voi ve le siete fatte? No. Vieni qua. Cioè, ci ha fregato 2 mesi di fila, raga. Ci rendiamo conto? No. Vado su a casa. Gorilla ha Dai, ci vuole perso di rimasto. nuovo. E Vieni. gorilla ha perso di Ma nuovo. sai che è inutile fare così? Tanto ci ho detto che volevo fare così. A chi? A te? Allora, qui, a Babbo Natale. A Babbo Natale, sì. Genio. Ah, Ma guarda tu che vuoi, infame. posso. Ah, che infame, vero? Poco fa ti stavi divertendo. No, io. È lui. Oh, quando Che dice cosa mamma, vado fino a sta te. casa. Avanti, puoi andare. Allora, ragazzi, terzo incontro della serata. Abbiamo all'angolo sinistro Iflex, all'angolo destro non lo vediamo, Brazza. Io mi muovo sul tempo, so. Ok, quando volete potete partire. In braccio le pozioni dove stanno Oh, ma che già si può partire? però. Madonna, Una queste partenza così pozioni. con calma. Guarda come ride, guarda come ride. La spada con aspetto di fuoco si è fatto pure. Lavora tu quello che fate di fuoco. Ma vai, va. Dove vuoi andare? Dove? Attenzione, Brad è stato eliminato. Due partite e due sconfitte ha fatto. Allora, ragazzi, terzo incontro della serata. Abbiamo all'angolo destro, sotto la curva sud, Fresh, dall'altra parte Bronzor. Vai. Ok. Fai il generale. 3, 2, 1, via. Ma Fermi, Ah, fermi. è stato Cree, oppure Brazza, che è uno dei due handicappati. Vai, dire di là. Yeah. A 3, Uno. 1, 2, 3. 8. Tre. Oh! Guarda, danneggiami l'armatura e ti spacco la faccia, ti espello dalla serie. Spalma la serie, capito? Sta Attenzione, possiamo finendo la notare parte. un Marco selvatico con la tattica vincente dello scorso mese, che però noi siamo stati handicappati, quindi non ci siamo fatti le pozioni di generazione dal fuoco. Marco, ma tu
cioè, te lo immaginavi che non ce le facciamo nessuno, no, oppure... all'ultimo momento, non le volevo fare. Ah, ok. Ma ah, tanto non le farai. Guarda, è rimasto fregato ora. E quindi Marco sta a 6 punti. Il secondo incontro di dove è Fleck? Invece stai fermo, almeno ti becco. Allora l'ho fatto quando l'ho presentato. Altro incontro. Abbiamo da una parte Brazzaville, da una parte Chris. Uno, due. Ma che cazzo? Scontro da down. Attenzione, vediamo chi sarà il down più grande. Vediamo la scimmia arrabbiata che perde. Incredibile. Mezzo cuore. Facciamolo. Quanti mezzo cuore sto lasciando? Allora, ragazzi, altro incontro. All'angolo sinistro abbiamo Iflex. Dall'altra parte abbiamo Bronzer. Cambio 3. Ma è Cree. Mi duplica? Si è duplicato. Marco, guarda che è Cree quella all'angolo destro. Iflex alla destra. Abbiamo Chris. Ah, possiamo partire. Al mio 3, 1, 2, 3. Fresh. Andiamo. Girati. Ma correre più. No. Raga, ma sta laggando. Fino a 3. Ora c'è la scusa del lag. Aspetta, che sto riprendendo. Io lo so se lag. Oh! Guarda, guarda. Comunque sarà la tua sinistra. Ma guarda come lagga! Cree è laggato come non mai, come sempre. Comunque, io sono a 6 punti, 2 vittorie su 2. Siamo pronti per un altro incontro. A sinistra abbiamo Cree, a destra abbiamo Bronzo. Fammi le unità. Al mio 3, 1, 2, 3. Vai gorilla, trasforma in Super Saiyan! Oh raga, se perde pure questa qua, le prese per il culo vanno a niente. Oh, è volato per aria Bronzor, guarda che ce l'ha. Si è arrabbiato il gorilla. Attenzione ragazzi, guarda la mossa del Tricheco. Fare il giro l'arco. Attenzione, si è arrabbiato il gorilla. Incredibile. Il gorilla spacca tutto. Hai idea quanti punti? A 3 punti. Allora ragazzi, un altro, questo è il nostro, è il mio terzo incontro e ci sono io contro Brazza. Vediamo dall'altra parte se è cambiato la skill. Al mio 3, 1, 2, 3. Ma che è quella skin? È un verme. Dire che Brazzaville si combatte con la spada, non si combatte con l'arco, lo sapevi? Mamma mia. Ma proprio si mette l'impegno. Tra l'altro c'è da dire che la pozione del veleno l'ha utilizzata solo contro di me e contro gli altri non sta utilizzando niente. Vabbè, sì. Ma c'ho ancora tutti i cuori tranne 2 e mezzo. Ma come tutti i cuori? Ma sì. Ma se ti ho preso un paio di volte, scusa, Ma perché ma che so? Terz'ultimo incontro della serata abbiamo da una parte Iflex e dall'altra parte Bronzer. Quindi tutta la curva tifa per Bronzer. E al mio 3 potete partire. 1, 2, 3. Ho Bronzer per poco un po' di cibo. No. Posso più correre. Ah, per te. Vai, vai, Bronzer. Vai, 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 vai. Picchia, picchia, picchia. Attenzione, attenzione. Devo andare alla lava, però. Boom! No!
Boom boom. Boom. Allora ragazzi, siamo all'ultimo incontro della serata, decisivo, e tra me e Iflex. Iflex ha 3 vittorie e io ne ho 2. Per lo batto andiamo a pari merito, ma per lo sfondo diretto abbiamo vinto il secondo torneo di fila. Se invece perdiamo, andiamo al terzo posto, perché vince quella specie di coso brutto, la sopra. Grazie. Che mi ha battuto. Non lo sa, no, manco no, lui come ha vinto 2 partite, che a un certo punto ti stava picchiando con l'arco, cioè che è incredibile. Comunque, Iflex, tu sei pronto? Sì, sì, vai. Quindi, 3, 2, 1, via. Ho partito primo. Iflex inizia per le mele d'oro. Sì, cosa devi andare con la di lentezza? Ah, che mi ha preso... Ah, della mozione della forza! Mi sono fermo io. Qui, questa armatura non è... No! Mamma mia, che giocatore! Allora ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Diflex, Bronzorg, Cree, Fresh e Brazzaville è tutto. Bella! Bella.